che i miei uomini mangino quello che gli preparo io. I miei uomini, come dici bene, i miei uomini. Certo che tuo marito Salvatore è un grande lavoratore e merita tutta la tua attenzione. E poi fatti quello figlio, che dici tu? Gennarina. Che avesse fatto, bavenu figlio con Macchil? Che avesse fatto, è sempre colpa di mio marito, sempre lui. Ma guarda, Michele, state già a casa, non ci scappate. Oh, Gennari, bello da comare, so, io me d'accordo. Abbiamo fatto il giro di Napoli. Oh, bello. Ehi, guagliò la cartella, guaglione. Buongiorno, comare Pascarella. Restate a mangiare con noi. Con molto piacere, ma non posso, don Salvatore. Non posso. Tengo mio marito a casa. Oh, non sta bene. Non sta bene? Mio marito. E che se non l'ammazzano, non muore. Ci sotterra tutti quanti. Tiene una salute a terra. Ho già fatto uno sciopero privato, personale, sì. Ma è uscito pazzo, lo sciopero certo, privato. Certo, si è fatto sindacato a casa. Sindacato a casa. Lavoro in proprio, si autogestisce. Salvato. Ciao, Assuntivo, mi permettete? Oh, prego, sedete pure. Ma veramente non vi volete fermare? Eh no, me ne devo andare. L'odore è buono, Pomodoro fresco e basilico. Sì. Si sente. E me la giai, perché se quello mio marito non mi vede rientrare va a casa... Va a finire che lo sciopero di Totonno diventa generale. Avete detto bene, buon appetito. Buon appetito, arrivederci. Ciao, arrivederci, Buon appetito. Che simpatica sta comare. Senti, papà, oggi a scuola ci hanno detto il giorno esatto degli esami. E quando è sto giorno? Il 15 giugno. Mamma mia, con quel caldo. Che importa, mamma? Sei preparato, Gennari? Beh, io sto studiando. Penso di farci. Sai cosa stavo pensando, Gennari? Cosa? Se sarai promosso, ti comprerò un orologio. Come il tuo? Meglio del mio. Te lo compro d'oro. D'oro? Ma Salvatore... E se lo merita?